prima di premiare i nostri due ospiti, cioè Giuseppe Colangelo e Federica Fornabaio, un fuori programma, anche in onore di Federica Fornabaio, il suo omonimo Leonardo Fornabaio, che noi tutti conosciamo bene, ci delizia con Vendanne Dop, che è diventato, mi ha detto il presidente, l'inno della festa del bentornato. Vi lascio a Leonardo Fornabaio e alla sua voce. Piazzetta, uscendo a Toscana,
e gli ascolto sanno fino al trocchiare. Ma Fernando la posta fece e non fece più la carretta. Lo cicciolito salta a nulla e c'è soltanto tanta ricchezza. E non ti spiace a dovrella come la mia tienda mannezza. Non è neanche un po' a donna garascio fino a rombare la quadra d'orologio. La piazza frutta al manuento a cosa chiova tanta gente e fece più la manuento la pizza a dove cima la patria nostra. Ma qualche volta la vecchia legge e madonna ci sono casato, c'è una paesana ma ci ho tocchiato, ho una frostera che non mi capisce. C'è da già legge quando era meglio anche se riesce la sorta mia. Bravo, bravo, bravo. Non mi ricevuto la sua poesia, lo scarpa rotta e il cuore appeso, mo sopra neutra come canone, senza valigia da cartone. A domanda meglio, ma bella già sto, ma salvezza è sopra sopra. Non è già parte, ma il cuore resta chiama ogni sparta, è una rotonda ma già portata, poco una vena da pensare. Ma un applauso forte a Leonardo che lo facciamo, è un nostro paesano perché è un bel artista, è un grande artista, lui è suonato e cantato con me tante volte, è un caro amico. Un altro applauso, più forte ancora! È la vista. Grazie. Grazie a te Leonardo Bonaccaio, grazie. Pianista e direttrice d'orchestra e
No, cantante no, cantante, pianista e direttrice d'orchestra, che molti di voi avranno visto anche in TV sicuramente, ma questo lo diremo dopo, è lo scrittore ed ex professore, ex insegnante Giuseppe Colangelo. Allora adesso procederemo con la lettura delle motivazioni scritte in una pergamena che poi sarà lasciata in ricordo ai nostri due protagonisti, nella quale ci sono appunto le motivazioni che hanno portato l'ANSPI a scegliere loro due per il premio Don Alberto Di Stefano edizione 2014. Io vi passo il gelato senza filo mentre io mi servo il microfono col filo. Prego, professor Viggiano. Buonasera, anzitutto. Giuseppe Colangelo ha conosciuto il morso amare dell'immigrazione, interiorizzandone il disagio. E l'Argentina la terra scelta dai genitori per assicurare una dignità di vita alla famiglia. Qui nasce Giuseppe, aveva per anni, e vi trascorre la prima infanzia, un periodo breve ma sufficiente per fargli memorizzare in modo indelebile non solo il luogo nativo ma anche lo stato d'animo dei genitori, che supponiamo inquieto sul piano psicologico per la nostalgia di Stigliano, in cui anelavano ritornare. Ed il ritorno divenne realtà. Così Giuseppe, nella terra d'origine dei genitori, ebbe la possibilità di dare completezza alla sua istruzione elementare, frequentando poi la scuola media ed il primo anno del locale istituto magistrale. Ben presto però Giuseppe inizia ancora una volta il disagio dell'immigrazione, e questa volta verso Milano. Nella città lombarda pone in essere le sue brillanti doti intellettuali, manifestando una fierana volontà per raggiungere lusinghieri obiettivi. A Milano lo accoglie come apprendista la GTA, una società americana di telecomunicazioni. Percorre varie fasi per migliorare la sua posizione lavorativa, da apprendista diventa operaio. Passati 5 anni da operaio, successivamente ricopre il ruolo di impiegato nel centro direzionale dell'azienda. La ripresa degli studi, interrotti con rammarico, è il sogno che Giuseppe trasforma in palpitante realtà, frequentando, sempre a Milano, l'Istituto Universitario di Lingue Moderne, conseguendone la relativa laurea. Così Giuseppe per 9 anni si dedica all'insegnamento, educando e dando ai giovani una solida e valida formazione, fondata su sicuri e sani principi, ed infonde negli allievi, accanto ad una solida preparazione, anche l'amore per la cultura. Giuseppe, sul piano dell'impegno culturale, si propone mete e finalità lusinghiere, fuori di ogni egocentrismo, perché egli si proietta in attività di forte ed alto valore culturale ed utili al mondo della conoscenza. L'attività di insegnamento, pur nobile nei suoi scopi e nei suoi principi, finalizzate alla formazione di intere generazioni, talvolta artefici delle sorti di una popolazione, viene abbandonata da Giuseppe, che vuole mettere a frutto senza limiti, senza condizionamenti e senza soluzioni di continuità tutta la sua cultura, robusta e valida nelle attività di freelance, proiettandosi nei settori del giornalismo e della editoria, settori nei quali egli emerge e nei quali risalta certamente la sua preparazione culturale di alto valore, ma anche la sua professionalità, ricca di dignità, non disgiunta da serietà, è sempre coronata dalla stima non solo degli operatori negli stessi settori, ma anche di altri. La stima e gli apprezzamenti sono pressoché universali. Non conoscendo Giuseppe il significato del termine approssimazione, operando egli sempre con grande professionalità, Giuseppe valorizza sempre meglio e con oculatezza la sua profonda cultura e la sua conoscenza delle lingue inglese e spagnola. Si iscrive all'Ordine Nazionale dei Giornalisti, diventa giornalista freelance.
collabora, cioè che svolge vari incarichi nella veste di autore, di redattore e caporedattore. Varie pubblicazioni possono gloriarsi di aver fruito e di fruire della collaborazione di Giuseppe a tutti gli effetti, come ad esempio la rivista del Sur Artes, Letras, Pensionamento, una pubblicazione uruguayana e latinoamericana. Con un tocco di campanile, ricordiamo che Giuseppe ha offerto la sua collaborazione a Basilicata, Corriere Meridionale. È stato caporedattore di Oltre la Conoscenza, il mensile delle scienze e dei misteri. Gli impegni di Giuseppe sono stati numerosi e l'elenco sarebbe infinito. Giuseppe tratta argomenti vari, dando prova della sua molteplicità dei suoi interessi e della sua vasta cultura. La sua passione per il cinema emerge nelle sue numerose pubblicazioni su questo specifico argomento, anche sul piano storico e della evoluzione tecnologica. Va sottolineato il suo amore per gli animali, documentato da due sue opere, Chuck si abbatte e Miao si gira. Giuseppe ama la sua Lucania, vista come terra da scoprire. Nasce così a Zonzo per il Materano. Un tale amore non poteva non riversarsi sulla sua Stigliano, paese appollaiato nel preappennino lucano ed immortalato con il suo capolavoro letterario, La Freccia di Mezzanotte. In un momento della vita sociale, e si potrebbe dire del suo costume, in cui va letta la cultura semplice di un popolo, analoghe considerazioni e riflessioni, e questa volta in forma romanzata, Giuseppe offre al lettore, nella sua ultima fatica letteraria, Creta Rossa, ancora fresca di inchiostro tipografico. Giuseppe non si chiude nella sua torre seconda, ma sa socializzare, pur nella modestia, tutta la sua preparazione culturale che emerge in vari settori. Così egli traduce dallo spagnolo l'influenza della immigrazione italiana nel movimento anarchico argentino, gli immigrati italiani nella costruzione del welfare state in Uruguay. Giuseppe spazia in vari campi con la sua cultura, è anche organizzatore di eventi culturali di vasto respiro e di rassegne cinematografiche ed è docente di storia del cinema presso l'Accademia di Comunicazione di Milano. Di Giuseppe Colangelo vanno apprezzate le sue doti culturali che emergono costantemente in tutta la sua attività e le doti umane che fanno la vita bella e degna di essere vissuta. Giuseppe Colangelo ha sempre saputo mantenere legami di affetto e di amicizia con Stigliano, che egli certamente ama, pur non essendola come sua terra natia, considerata la Provenza con cui vi permane. Affetto ed amicizia verso Stigliano ha voluto manifestare sempre e soprattutto con l'opera letteraria La Freccia di Mezzanotte, come un prezioso dono alla terra dei suoi genitori e avvalorato ancora dal romanzo Creta Rossa, che si può considerare un continuum culturale che è La Freccia di Mezzanotte. Il lemma è l'incipit del primo capitolo del romanzo e non è una semplice coincidenza. E Stigliano vuole mostrare, anche se in modo modesto, tutta la sua riconoscenza a Giuseppe Colangelo, ritenendolo a tutti gli effetti un suo figlio che con i suoi instancabili e prestigiosi impegni e la sua vasta cultura ha fatto onore alla sua terra di origine. Grazie. Grazie professor Viggiano e l'applauso va tutto al nostro ospite Giuseppe Colangelo. Il vice sindaco consegna la targa che, come vedete, è un bellissimo bassorilievo in terracotta realizzato dal ceramista Diego di Matera, e la pergamena invece con l'interno, il contenuto di quello che abbiamo appena letto, è stata consegnata dal presidente dell'ANSPI Antonio Fornapaio.
Molto bene, adesso invece è la volta della nostra ospite femminile, e cioè di Federica Fornambaio. Leggerà le motivazioni il professor Pellegrini. Guadagniamo un po' più il... va bene, forse c'è più luce e quindi viene meglio. Premio Don Alberto Di Stefano attribuito a Federica Fornambaio. Federica Fornambaio è musicista prodigiosa e poliedrica, compositrice, arrangiatrice, pianista, direttrice d'orchestra. L'impegno costante e dedizione assoluta sono le componenti basilari della sua formazione professionale. Inizia a studiare il pianoforte all'età di 6 anni presso la scuola di musica Frédéric Chopin di Anglia. Nel 1996, a soli 11 anni, è ammessa al corso internazionale di perfezionamento di pianoforte, tenuto a Castel del Monte dal maestro Maurizio Matarrese del Conservatorio di Bari e dal maestro Nicola Frisardi, docente al Mozarteum di Salisburgo. In una classe frequentata da allievi di età non inferiore ai 25 anni, provenienti da vari paesi. Dal 1998 al 2003 prepara e supera puntualmente tutti gli esami al Conservatorio Piccini di Bari. Grazie ai suoi multiformi interessi, nel 2007 si laurea in pubblicità presso l'Istituto Europeo di Design di Roma. Ma è la musica la passione della sua vita, per cui nel 2013 consegue il diploma in composizione e musica applicata al St. Louis College of Music di Roma. Federica Fornambaio ha già al suo attivo prestigiose esperienze artistiche e lavorative. Nel 2007, in collaborazione con la cantante e attrice Laura Seragusa, realizza il progetto musicale di teatro swing La Fête du Café, testi di attualità calati nella sonorità dello swing italiano degli anni 30-40. Nel 2008 firma con la Warner Music un contratto discografico come pianista, compositrice e arrangiatrice. A febbraio 2009 è sul podio del Teatro Ariston di Sanremo a dirigere l'orchestra per i due brani che risulteranno vincitori della 59esima edizione del Festival della Canzone Italiana, Sincerità cantata da Arisa per la categoria giovani e La Forza Mia cantata da Marco Carta per la categoria B. Nel 2010 Roberto Vecchioni le affida l'arrangiamento e l'esecuzione del brano per piano e voce Love Song, presente nel disco Chiamami Ancora Amore, pubblicato dal cantautore dopo aver vinto la 61esima edizione del Festival di Sanremo con la canzone che dà il titolo all'album. Nel 2011 fonda il Federica Fornambaio Quartet, gruppo musicale di stampo prevalentemente swing, con pianoforte, contrabbasso, tromba, batteria. Attualmente è impegnata per Rai Cinema nella composizione di colonne sonore per documentari. Federica Fornambaio ha vinto numerosi premi e concorsi, tra cui citiamo primo premio al secondo concorso pianistico nazionale Città di Casamassima, primo premio al sesto concorso di esecuzione musicale edizione europea di Barletta, premio della critica nel 2008 al Festival di Ghedi per il brano Madama Fiume, finalista nel 2009 con La Fête du Café al premio Pinti di Santa Margherita Ligure, premio Oscar del Galoppo del 2010 come miglior talento musicale esordiente consegnato dal direttore della rivista WhatsApp Riccardo Severi. Federica, nata ad Andria e residente da diversi anni a Roma per motivi di studio e di lavoro, ha sempre mantenuto i contatti con Stigliano grazie ai legami familiari, ma certamente anche per non dimenticare le sue antiche origini. L'associazione ASPI Stigliano e l'amministrazione comunale di Stigliano
a nome della cittadinanza, sono liete e orgogliose di assegnare a Federica Formataggio, per i suoi alti meriti musicali, il premio Don Alberto Di Stefano 2014. Complimenti Federica, complimenti! Anche per la nostra Federica Formabaio la consegna della targa in ricordo di questa serata, di questo premio, e della pergamena consegnata dal presidente Formabaio ancora una volta. Come vedete, il cognome Formabaio questa sera si spreca, si ripete tante volte. Adesso una foto di rito, entrambi premiati uno accanto all'altro. Sì, aumentate pure il vostro applauso, perché i nostri ospiti sono stati gentilissimi nell'essere qui presenti con noi, sfidando anche il freddo di questa sera, come tutti voi d'altronde. E più avanti, Federica, io ti do del tu, perché ripeto, siamo coetanei, per cui insomma non mi imbarazzo a darti del tu. Ti passo il gelato. Buonasera a tutti. Potevo tenere cartelle e due microfoni in mano. Allora, la prima domanda che vogliamo rivolgere a Federica è questa: dalla lettura del suo curriculum, della sua pergamena, abbiamo appreso che bambina, si può dire, cioè ad 11 anni appena, è stata ammessa a frequentare un corso internazionale di perfezionamento in pianoforte, riservato ad allievi di età ben maggiore, di 25 anni, quindi molto più grandi di lei. Dici com'è stata possibile questa missione, questo corso con allievi più grandi di te, e che cosa ti ha lasciato questa esperienza? Come l'hai vissuta? Quale ricordo ti porti dietro? Allora, com'è stata possibile? Non lo so, penso al ricordo c'era appunto una missione, c'erano dei brani da preparare, standard, e quindi insomma alla fine la selezione iniziale l'ho passata. Ovviamente a 11 anni non si è poi così tanto consapevoli della gran cosa che stavo facendo, e quindi va da sé che oltre all'insegnamento meraviglioso di questi due maestri che hanno saputo donarmi la capacità di guardare oltre lo spartito e capire cosa c'è dietro ogni brano, perché noi siamo abituati a pensare che gli autori, quelli più famosi, Chopin, Beethoven, Mozart, fossero come dei geni, degli esseri umani, quindi con dei sentimenti, con un certo tipo di sacrificio alle spalle, di preparazione, di umori anche. E quindi insomma quello che mi è rimasto di questa esperienza è proprio l'umanizzazione dell'autore, ed è quella cosa lì che mi ha spinto ad andare oltre ed a cercare di proporre anche il mio. Sì, no, si sente. Oltre all'arte prettamente tecnica, sì, di aver appreso, di aver imparato l'arte della musica, hai anche interiorizzato, e quindi insomma c'è anche la parte emozionale. Sì, perché è quella fondamentale poi che distingue un musicista da un altro. E la tecnica è quella che impariamo tutti, chi più, chi meno. E poi c'è il cuore, c'è la pancia. E ho iniziato a imparare da 11 anni. Poi ovviamente l'aver conosciuto tutte le persone di tanti paesi del mondo, dal Giappone alla Germania e così via, è stato insomma un'esperienza molto arricchente. Ovviamente non parlavo ancora inglese, però c'era la mia mamma che traduceva qualcosa, e quindi insomma stretto belle amicizie. Molto bene, grazie Federica. Adesso invece passiamo al nostro ospite maschile, prego, faccio un passo avanti professor Colangelo, e ci spieghi brevemente i motivi per cui ha interrotto la sua attività di insegnante, di lettere, suppongo, anche se non era specificato nella pergamena. Lingue, molto bene, lingue.
e come mai ha interrotto questo insegnamento per invece intraprendere l'attività di giornalista freelance, che sicuramente è un'attività molto più coinvolgente e appassionante. E inoltre, se ci può dire così brevemente, qual è il suo rapporto con il mondo del cinema, che è stato sfiorato tra l'altro anche da Pergamena, e con i cambiamenti che questo mondo sta e ha vissuto e sta tuttora vivendo dal punto di vista tecnologico? Allora, perché ho abbandonato diciamo, la professione di insegnante? Semplicemente perché già dagli anni dell'università gravitavo in modo laterale con il mondo della stampa, e quindi man mano questo rapporto si è sempre fatto più solido, al punto che poi ho iniziato una collaborazione con il quotidiano L'Unità, che si è protratta per oltre 3 anni, e quindi da lì poi man mano ho deciso di abbandonare una strada per poi percorrere un'altra. Quindi da qui poi sono iniziate tutta una serie di collaborazioni, prima con alcune riviste straniere, appunto latinoamericane in modo particolare, e successivamente con periodici e mensili molto importanti come Airone, soprattutto Airone Junior, che si occupava di diffondere la cultura ambientalista nel mondo dei bambini, e quindi per molti anni ho seguito poi e da qui diciamo, la cosa è straripata verso il mondo dell'editoria, quindi ho cominciato a scrivere una serie di saggi specifici sul cinema, per arrivare infine a tentare anche la strada così un po' in modo avventuroso nel romanzo. E niente, quindi quando poi sono arrivato a sfidare me stesso per vedere se riuscivo a raccontare delle storie che non fossero storie diciamo storicizzate, su cui poi magari elaborare nuovi sentieri, e ho privilegiato, pensando alla Macondo di Garcia Marquez o alla Vigata di Camilleri, ho pensato che un luogo come Stigliano, soprattutto il territorio della montagna materana, potesse fare da palcoscenico per una serie di storie romanzate. E quindi da qui è partita l'idea, è partito il primo romanzo La Freccia di Mezzanotte, è uscito a giugno il secondo romanzo Pietra Rossa, e quindi mi trovo qui con voi, ma penso che l'unico merito che ho è quello di essere venuto costantemente a Stigliano in tutti questi anni. Ecco. Molto bene. Grazie al professor Colangelo. Ha sfiorato l'argomento Creta Rossa, non solo le sue origini stiglianesi, che poi ci faremo raccontare un po' più dal vivo nel dettaglio. Federica, nel 2009, è proprio il caso di dirlo, l'abbiamo vista sul palcoscenico del teatro, eri tu, sul palcoscenico del teatro Ariston, di Sanremo come direttrice d'orchestra. Cosa hai provato nel dirigere artisti? Diciamo, Arisa era nei giovani, però Marco Carta si esibiva, diciamo, tra i big. Quindi sicuramente sarai stato emozionato di averli diretti, ma io sono curioso di sapere che faccia hai fatto quando hai saputo che le loro canzoni si sono classificate prime sia nella categoria giovani che nella categoria big. Ero onestamente imbarazzata, perché c'erano comunque direttori d'orchestra che un po' come le tabelline della tombola ne compravano tanti per avere più possibilità di vittoria, e io ne avevo una sola e ho vinto 2 volte. Ti giocavi quindi, tutto lì. Esatto, quindi ho visto anche gente lanciare spartiti un po' così arrabbiata, però io che dovevo fare? Non avevo nessuna colpa, il merito era dei ragazzi che ho diretto. E quindi diciamo è stato anche un po' divertente il momento in cui è successo, perché c'era tutta l'orchestra che lo sapeva con qualche minuto di anticipo, che mi aveva fatto capire con gli sguardi, quasi dicendo fortuna sfacciata, e quindi insomma, la cosa è stata abbastanza ilare. Emozionante, non escludiamo una possibile ripetizione. E infatti nessuno può dire mai, vedremo. Grazie Federica. Ancora l'ultima domanda per il professor Colangelo. Abbiamo letto sempre nella pergamena la sua grande competenza, conoscenza nelle lingue straniere, però la domanda che ci premeva da stiglianesi parla è questa, cioè il legame, il rapporto che ha avuto e che ha tuttora con Stigliano, con la sua terra natia, e
ci dica in due parole i legami tra Stigliano e Preda Rossa, l'ultima sua pubblicazione uscita appena due mesi fa. Niente, il mio legame col paese non è diverso da tutte le persone che ci sono in questa piazza e che più o meno direttamente o indirettamente hanno compiuto lo stesso percorso. Non a caso ho intitolato il primo romanzo La freccia di mezzanotte, che come tutti sanno era il nome di una corriera, tra l'altro lentissima, ma che aveva questo nomignolo, la freccia di mezzanotte, che è stato il mezzo che ha svuotato il paese, ma ha concesso anche a qualcuno ogni tanto di tornare. Quindi direi che, come ho già detto precedentemente, l'aver eletto a palcoscenico queste prime storie che sono riuscito a raccontare, questo luogo, che è il nostro luogo, il nostro ambiente, la nostra gente, il nostro modo di pensare, è la dimostrazione di quello che si può definire l'attaccamento per il proprio paese, per le proprie origini. E la caratteristica, per quanto riguarda questi romanzi in particolare, è che sono storie che vanno al di là di questi confini, cioè l'obiettivo è quello di portare a galla queste storie, questo mondo, ma di renderle visibili a chi questo mondo non lo conosce, e quindi hanno un respiro più ampio e che a mio avviso, visto diciamo, quello che poi è stato scritto e mi è stato anche riferito direttamente, quello che poi hanno percepito persone di tante regioni e di altre. Per quanto riguarda Preda Rossa, gli elementi principali sono per esempio alcune figure femminili apparentemente dietro le quinte nella storia del romanzo, ma molto forti, che emergono con prepotenza e che portano a galla la personalità di esseri umani che hanno molto sofferto e che nonostante situazioni veramente drammatiche riescono comunque ad andare avanti. Un altro aspetto importante per identificare che dà personalità a questi libri il dialetto. Io utilizzo in modo molto leggero, però utilizzo anche nei dialoghi, anche nelle descrizioni, il dialetto, proprio perché è una lingua che, non esistendo realmente se non nel parlato, dà più credibilità alle storie che racconto. Ecco, sono proprio dei veri spari, colpi di Winchester che improvvisamente compaiono nel testo e sorprendono e attirano l'attenzione anche di chi non sa nemmeno che cosa c'è scritto in quella parola. E che altro dire? Niente, bisognerebbe leggere per cui vedere se quello che vi ho detto è vero. Grazie. Grazie a lei. Grazie a tutti e due i nostri ospiti, la nostra intervista tra virgolette, il nostro quarto grado è terminato, ringraziamoli ancora con un applauso e accompagniamoli giù dal palco, il professor Giuseppe Colangelo e la pianista e direttrice Federica Fornabraio. Grazie. Ah giusto, è vero, c'era un piccolo fuori programma, sempre se il freddo non ti ha intorpidito troppo le dita, Federica ci trattiene con un brano alla tastiera per darci un piccolissimo saggio della sua bravura. La tastiera che l'abbiamo modificata prima, d'accordo. Sicuramente non sarà facile per Federica suonare con le mani intirizzite dal freddo. Decidi. Va bene, per...